incuriositi dai miei altri video di unboxing, un'azienda mi ha contattato per provare questo nuovo controller. E molto probabilmente anche questo controller potrebbe facilmente diventare uno dei miei preferiti. Hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Contattato dalla FunLab, ho deciso di provare uno dei loro controller. E questo controller si presenta già magnificamente. Questo che avete qua davanti è il Luminex Smash, un pro controller con una base di ricarica. E non è solo questa la cosa bella, questi controller sono brandizzati con vari giochi della Nintendo Switch, in questo caso Super Smash Bros. E mi è stato chiesto di fare questo video con meno luce possibile, così da mostrarvi ancora di più la bellezza di questi colori. D'accordo, ci sto. Direi che questa luce è abbastanza. Apriamo subito la confezione. Al suo interno troviamo subito il nostro controller e la sua base di ricarica. Come potete vedere è davvero un gran bel controller, anche se da spento non rende come dovrebbe. Colleghiamo la base al nostro USB-C e come potete vedere già la base si illumina. Ma chissà com'è il risultato finale con anche il controller. È davvero stupendo. Quando il controller sarà in carica, la luce sarà rossa, mentre quando sarà pienamente carico, diventerà tutto verde. All'interno della confezione troviamo il libretto di istruzioni anche in italiano, che non è una cosa scontata. Il filo per la ricarica e questo D-pad di cui parleremo dopo. Aprendolo come una di quelle vecchie mappe stradali, ci troviamo tutte quante le informazioni di cui abbiamo bisogno. Ad esempio, una cosa utile è la modalità accoppiamento, che non significa che va a fare l'amore con altri controller. Questo controller può essere collegato con altri dispositivi, tra cui iOS, Android e PC, e se non vi basta, anche lo Steam Deck. Ma guardiamolo più da vicino il nostro nuovo Pro Controller. Come potete vedere, il design è veramente bello, pulito e semplice. E una particolarità è proprio il D-pad, che come potete vedere si può staccare per essere sostituito con quello che si trova nella scatola. Ma onestamente preferisco tenere questo io. Gli analogici hanno il sistema HAL, che impedisce il drifting, una cosa davvero importante. E tutti i tasti sono analogici. Passiamo al retro. Anche qui troviamo i tasti configurabili, che in questo caso sono solamente due. E a differenza di altri controller sul mercato, sono molto più semplici da mappare, perché abbiamo direttamente i due tasti dedicati appunto ai due tasti sul retro. Quindi cliccando MR, ovvero mappa R, selezioneremo un tasto qualsiasi e verrà mappato automaticamente sul retro di quello destro. Stessa cosa per le impostazioni di vibrazione e luminosità. Da questo lato troviamo l'intensità della vibrazione, quindi cliccandolo e abbassando o alzando uno degli analogici, alzeremo o abbasseremo la vibrazione. Ma direi che solo parlare di queste cose non ha senso. Meglio mostrarvele. Eccoci qua sulla Nintendo Switch. Dobbiamo collegare il nostro nuovo controller alla Switch. Niente di più facile. Basta collegarlo con la Switch accesa, come potete vedere. Staccandolo, rimane collegato ora. E mi prendo questo attimo per farvi vedere tutti i vari colori. Tutti i colori sono veramente stupendi. Sempre seguendo il nostro libretto di istruzioni, se vogliamo cambiare modalità luminosa, dovremmo cliccare il tasto dedicato all'illuminazione più il tasto più. E in questo modo passeremo la modalità respirazione. Con un solo click sarà un solo colore. Con il secondo click sarà modalità respirazione con tutti i colori e cliccandolo la terza volta diventerà lampeggiante. Onestamente lampeggiante non mi piace, preferisco averlo con un colore fisso. E come colore il verde acqua mi piace, ma anche il viola non è male. Ora proviamo la mappatura. Come potete vedere tutti i tasti funzionano. Passiamo ora alla mappatura dei tasti sul retro. Teniamo premuto MR, clicchiamo il tasto che vogliamo mappare, lasciamo, sentiremo una vibrazione e cliccheremo quello sul retro. Come potete vedere ora il tasto è stato mappato sulla A. Facciamo quello dall'altro lato, schiacciamo ML, questa volta facciamo più di una combinazione, quindi facciamo AR XR, lasciamo e schiacciamo il tasto sul retro.
e come vedete si attiva automaticamente la combinazione che abbiamo inserito. Se vogliamo cancellare la mappatura basterà cliccare il tasto ML, sentiremo la vibrazione e come vedete non sono più mappati. Semplice, facile e pulito. Nessuna combinazione strana di tasti, semplicemente un tasto per ogni tasto sul retro. Ed infine proviamo la modalità turbo. Cliccando la T e un tasto, vedremo che il tasto premuto verrà spammato. Premendolo nuovamente partirà in automatico e cliccandolo una terza volta si disattiverà. Se vogliamo diminuire l'intensità del turbo basterà fare come abbiamo fatto per la vibrazione, ovvero terremo premuto il tasto T e faremo su oppure giù per diminuire l'intensità. Proviamolo di nuovo, schiacciamo la X, vedete? Questa è l'intensità attuale. Schiacciamo T e facciamo su due volte e questa sarà l'intensità della X ora. Vedete, viene spammata molto più velocemente. Ma direi che solo parlarne non ha senso. Proviamolo su un gioco dove spammare è molto utile. Metal Slug. Se ben conoscete Metal Slug, sapete che nei primi capitoli per sparare bisognava continuare a premere. Schiacciamo Turbo e la Y. E come vedete, tenendo premuto ora, spammerà. È un po' barare, è vero, però è molto comodo. Anche perché poi questa funzionalità l'avevano implementata nei capitoli successivi. Quindi diciamo che non stiamo barando. Abbiamo solamente anticipato i tempi. Proviamolo su un altro gioco. Purtroppo non ho Super Smash Bros. Per rimanere in tema. Facciamo attenzione alla partenza e intanto iniziamo a spammare il clacson e via, partiamo. Come vedete il controller è veramente super reattivo, funziona benissimo, non c'è una singola cosa che non vada esattamente come dovrebbe. Maledizione Toadette, quanto la odio. E via, ha battuto la scimmia gigante. Madonna Luigi, mi spiace. Veramente un gran bel controller, davvero davvero incredibile. E già che ci sono vi dico anche che questo controller, come vi dicevo prima, è brandizzato con tanti altri giochi della Nintendo, non solamente Super Smash Bros. Sì, ti piacerebbe il guscio rosso alla fine, eh? E come sempre, vittoria. In conclusione, ci tengo a ringraziare FanLab per questa collaborazione, che oltre ad avermi fornito appunto il prodotto da provare, mi ha anche dato un codice sconto solamente per voi. Come sempre lo trovate qua sotto. Mi sento di consigliarvi questo controller? Assolutamente, un'altra valida scelta che potete fare se non volete quelli originali della Nintendo Switch. Che comunque, parliamone. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, se comprerete il prodotto ricordatevi del mio codice sconto e fatemi sapere come vi siete trovati. Noi ci vediamo al prossimo unboxing, ciao a tutti!